Un netto passo indietro per la San Benettese dopo la vittoria di ieri. Oggi al Riviera delle Palme il 2-2 contro il Boiano non può soddisfare dirigenza e tifosi rosso-blu. Troppo compassata e poco determinata, la San Benettese ha rischiato di uscire dal campo a mani vuote in più di un'occasione contro i molisani, fanalino di coda del campionato, che si sono difesi con ordine e che avrebbero potuto fare bottino pieno se avessero sfruttato al meglio i molti regali dei rosso-blu. Senza Rulli squalificato, Daniello e Greco infortunati, giudici decide di mandare in campo Resti non al meglio della condizione e lascia Di Vicino in panchina. Lima è regolarmente tra i pali dopo l'infortunio nel finale della partita di Iesi. Parte bene la Samb che al nono crea la prima occasione dell'incontro. Covelli recupera palla a qualche metro fuori area e scarica un sinistro violento che va a sbattere sui cartelloni pubblicitari. I ragazzi di Giudici tengono in mano il pallino del gioco ma si distraggono al quarto d'ora regalando la prima palla gol agli ospiti. La difesa della Samb sbaglia la tattica del fuorigioco e ortolinea un'autostrada verso la porta rossoblu. Bravissimo Lima ad uscire sui piedi dell'attaccante molisano per entrare in area di rigore sventando la minaccia. Un minuto più tardi la San Benettese va in vantaggio, è il sedicesimo. D'Angelo dal lato corto di destra dell'area di rigore pennella un cross morbido per la testa di Zazzetta che libero nell'area piccola incrocia bene e non lascia scampo ad Argenziano. La reazione del Boiano è tutta in un calcio di punizione al 23esimo di Giuliano che non inquadra lo specchio della porta, nessun brivido per Lima. La Samb macina gioco a centrocampo ma non affonda negli ultimi 16 metri e i rossoblu sembrano voler addormentare la partita fino al lampo al 35esimo di Covelli che dal limite dell'area trova lo spazio per liberare il sinistro. Argenziano è battuto ma la parabola del numero 11 rossoblu sbatte sulla traversa e poi D'Angelo non riesce a coordinarsi per ribadire in rete. Inaspettato, due minuti più tardi arriva il pareggio del Boiano, è il 37esimo quando Crisci inventa una conclusione velenosa che si va ad infilare proprio sotto l'incrocio dei pali sorprendendo l'estremo difensore rossoblu Lima. Ci si aspetta la reazione rabbiosa dei padroni di casa che invece sbandano e al 40esimo è De Palma a provarci da fuori area, pallone al lato di Poco. Ogliari e compagni non trovano spazi e prima del riposo si ritrovano sotto. Intervento su Pazzi a centrocampo al 45esimo. Tesi lascia correre tra le proteste della San Benettese. Marucci può avanzare palla al piede per 30 metri. Vede Lima fuori dai pari e lascia partire un destro preciso che si va ad insaccare alle spalle del portiere rosso-blu. Si va quindi al riposo tra i fischi del pubblico di casa ma il vantaggio dei molisani dura il tempo dell'intervallo. Il 2-2 della Samba arriva al primo affondo della ripresa, è il 46esimo, D'Angelo si infila nel corridoio tracciato dalla verticalizzazione di Pazzi, entra in area dal lato corto, salta Galliano e col destro infila Argenziano sul proprio palo con un preciso rasoterra. A questo punto ci si aspetta il forcing rosso-blu per tornare in vantaggio ma l'unica azione degna di nota arriva dopo 10 minuti, botta di Oresti su una corta respinta della difesa molisana, pallone al lato di Poco. La Samb traccheggia con la sfera a centrocampo forse aspettando una distrazione dei molisani, eppure quando affonda la squadra di Giudici sembra sempre in grado di fare male. Al 68esimo Pazzi libera il destro dei 20 metri, Argenziano ribatte con i pugni. Due minuti più tardi ancora un'occasione per i padroni di casa, attacco di Pazzi per Zazzetta, pronto il cross per Covelli che in acrobazia manda alto di Poco. La Samb si distrae convinta di trovare in qualche modo il gol e invece regala due occasioni clamorose agli ospiti nel giro di un minuto. Al 73esimo errore a centrocampo dei rossoblu, De Palma si invola e appoggia per il neo entrato la montagna che per fortuna della Samb non fa danni. Al 74esimo è ancora De Palma, il migliore dei suoi, che se ne va da solo contro Mengo e trova lo spazio per il diagonale. Lima c'è. Il tempo stringe, i rossoblu provano ad alzare il baricentro e la pressione, ma Argenziano non corre rischi fino all'84esimo. Ogliari prova il destro a giro dai 25 metri, il pallone sfiora il palo. La Samb prova a spingere ancora di più sull'acceleratore ma l'ultima occasione per i ragazzi di Giudici arriva solo a tempo scaduto. Al 91esimo Covelli fa la barba al palo su invito di Zazzetta dalla sinistra.
Il Boiano, nell'ultimo minuto di recupero, con la Samb tutta sbilanciata in avanti, rischia di fare il colpaccio. L'esterno di destra della difesa molisana, De Nigris, fa 40 metri di campo, palla al piede tutto solo, entra in area e con un diagonale raso terra supera Lima, ma il pallone sbatte sul palo e poi De Palma e La Montagna non trovano da pochi passi il modo per realizzare il clamoroso 2-3.